qui coach Pino Sacripanti che va a salutare coach Galbiati per la Vanoli. Anche il pubblico si sta facendo sentire in questo avvio. Qui palla per Leo Totè da parte di Arnas Velicica, che a fare buonissima protezione, poi Spagnolo si arresta, va da Tinkol, tiro importante di tre Tinkol dall'angolo per il 10 di Cremona, si butta fuori il pallone, rimane in campo secondo l'arbitro, secondo me no, e tre Tinkol con il suo quinto punto consecutivo. Il pallone poi per Parks, che trova Jason Rich, va fino in fondo Rich, che alza la parabola e trova il settimo punto della partita della Gevi. Parks fuori per Spagnolo, che fa secco Rich, poi si lancia con l'incredibile remix al tabellone. Anche Gianni d'Avellino, eccolo qua, Rich che riceve e spara la prima bomba segnata da Napoli in questa partita. Ha commesso fallo dopo la palla persa, bella palla fuori di Velisca per Parks, adesso occhio perché Napoli ha trovato continuità da tre punti. Qui chiedeva forse un fallo in attacco Spagnolo, non è stato fischiato dagli arbitri, poi dall'altra parte il solito controllo del corpo. Riceve Spagnolo, che ha spazio per il tiro da tre punti. Matteo Spagnolo lo manda a bersaglio, torna sul più 15 Cremona. Chiaramente provare a mangiare qualche punticino in questo finale di primo tempo. Gran palla di Rich sotto per McDuffie. Dovrebbe la seconda vittoria in pochi giorni, e qui arriva Malik Dime. Sarà un fattore per questo proseguo di partita, però vuole pensarci McDuffie. Sta sicuramente giocando un ottimo secondo tempo. Qui Tinkel con spazio, non sbaglia da tre punti. Scusate Kos, transizione napoletana per tornare sotto i 10 punti di svantaggio dopo diverso tempo. Ci riesce Napoli con la bomba da parte di McDuffie, tra parte cercando di farli fuori tutti, ma non è così. E allora alzata di Velisca per McDuffie. Sbaglia, rimbalzo di Totè, che serve Velisca, che ha il pallone anche del potenziale meno 3. Si va proprio da McDuffie, che questa volta sì che prende il fallo, poi rischia un pochino con l'esultante davanti alla panchina di Cremona. Don adesso della squadra di Sacripanti, Spagnolo che trova Kos, che senza pensarci da 7,5 metri. E palleggio adesso per McDuffie, ancora che ci prova e segna anche questo. Adesso possesso chiaramente forse chiave della partita. McDuffie va fino in fondo, Velisca che fa secco Kos. Chiaramente pesa tanto questo possesso per Cremona. Cuono va fino in fondo, mano destra, e trova anche lui il fondo della retina. Palleggio dell'ex Avellino, contro di lui c'è Spagnolo, tocca il pallone Tinkol che lo recupera, va dall'altra parte, McDuffie non rischia il fallo e Cremona torna avanti di 5, time out per Colpino Sacripanti. Vecchia sembra cercare il fallo, alla fine arriva il blocco di Zerini, quindi McDuffie perde però il pallone Napoli, e questa può essere la pietra tombale sulla partita.